altro concetto importante che il digitale sta portando all'attenzione. Noi siamo sempre stati abituati a ragionare per categorie di settore. Quindi se io vi chiedo chi sono i competitor di Ryanair, EasyJet, Volotea, Wizzard, esatto. E se vi dicessi che anche Zoom è un competitor di Ryanair? Perché ve lo dico? Perché Ryanair ha tutta una quota di pubblico che è fatta da businessmen che viaggiano per andare a incontrare dei clienti o a fare delle riunioni. Cosa succede se la pandemia, ho messo Zoom, può essere Teams, possono essere altre piattaforme, cambia le abitudini di incontro nel mondo del lavoro? Io rispetto al pre-lockdown faccio un quinto delle riunioni che facevo prima dal vivo. I miei clienti ormai quasi tutto lo vogliono fare online, perché le riunioni sono più corte e sono più focalizzate, perché l'italiano medio quando entra in riunione c'ha un quarto d'ora di convenevoli, come va, fuori piove, eccetera, eccetera. Poi apre 20.000 parentesi. Quando siamo online, alla seconda parentesi ci siamo già stufati e perdiamo l'attenzione. Quindi cosa succede? Che invece che ragionare solo per categorie merceologiche, iniziamo a ragionare per arene. Cioè nell'ambito della mobilità, che è uno dei settori più interessanti da monitorare, entra un brand digitale che sembra non c'entrare niente con la mobilità, perché Zoom cosa fa? Avvicina le persone esattamente come un aereo. Quindi anche nella mentalità è il mindset che il digitale ci porta a cambiare. Non ragioniamo più solo per categorie. Finché Coca-Cola ha guardato il suo competitor solo come Pepsi o le altre bevande gassate, ha perso una parte di quello che era importante, perché Coca-Cola adesso compete con degli stili di vita diversi, in cui le persone sono più attente all'integrazione, al benessere. Ronaldo che sposta la bottiglia della Coca-Cola mentre lo intervistano, non so se ve lo ricordate, arriva e la sposta e mette l'acqua. È un messaggio fortissimo per un brand come Coca-Cola che era intoccabile. E quindi deve Coca-Cola, e lo sta facendo, infatti ha fatto un sacco di acquisizioni, ragionare più a largo raggio, perché non parliamo solo di categorie merceologiche, ma parliamo di arene. Netflix stesso, sapete chi dice sia il suo competitor principale? Avete tutti paura, perché ogni volta che dite qualcosa io dico qualcos'altro. Amazon Prime, ma in verità Netflix dice il mio competitor principale è il sonno. Io combatto contro il sonno, e siccome io combatto contro il sonno, cosa faccio? Quando esce una serie non la faccio uscire una puntata alla settimana, che era quello a cui eravamo abituati, giusto? La faccio uscire tutta insieme, perché la gente deve fare le 5 di notte a guardare le mie serie, perché io competo col sonno. Quindi ragionare non solo in termini di categoria, ma di arena, ci aiuta a vedere le cose e cambiare il nostro prodotto, il nostro servizio, per seguire gli stili di vita contemporanei. Addirittura si parla di binge watching, cioè gente che bulimicamente guarda serie.